Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Rossi, buongiorno Paglia, c'è anche Righetti? No, sono andati via, sia Righetti che Tonetto, no, ma in realtà Righetti allora non ringrazio era... chi mi ha dato la sorta, buongiorno, chi buon appetito a tutti, eh? No, in realtà non avevamo capito neanche noi che andava via, Quindi diciamo a stortata, ma qui sono usciti fuori da Artarini, sono una persona educata, io ringrazio Mimmo, qui escono fuori da Artarini Asif Camina sui carci d'angolo, Novellino, ma di che state a parlare? Scusate, fatemi capire. No, a parte dico una cosa, che Righetti, per spiegarmi tutti i mezzucci che usava durante i calci d'angolo, mi sta ammenata una settimana. E a sto punto uno si potrebbe anche, no? Beh, però Mimmo, la più bella è Novellino allenatore, dentro il tunnel si sputava sulla maglia e poi andava dall'arbitro e diceva: arbitro, guarda che mi hanno fatto. No, una cosa, una bellezza. No. Cioè, ma mentre lui faceva l'allenatore, quando era giocatore? No, da giocatore. Si sputava su. Sputava sulla maglia, tra l'altro Max mi ha fatto vedere, non si può dire in diretta, dei segni che gli sono rimasti per questi giochetti qua. Beh, belle queste cose, sono belle cose, però, Mimo, quel calcio che non c'è più. No, ma è anche simpatico questo fatto che prima della partita tutti si abbracciano, si danno la mano, fanno la sfilata, i bambini, poi al primo del primo tempo passano 10 secondi e t'azzoppano. Ma tu sei sempre stato un fautore del terzo tempo, vero Mimmo? Oh, assolutamente sì, proprio io da quando Gagliani disse che se doveva fare questa cosa e lui era presidente di Lega, io ho detto: vedi, Gagliani è un uomo che veramente vuole il calcio, che non pensa ai suoi interessi. Hai visto poi in campo come sono diminuiti i falli, le ammonizioni, le espulsioni? Assolutamente sì. È proprio... Ma comunque sono belle cose, sono veramente. A proposito, subito un brivido, mi hanno chiamato da Torino, la valutazione è salita a 99 milioni. Di Pogba? Vorrei, capito che... Stiamo per sfondare il tetto dei 100? Per sfondare il tetto dei Bale, capito? Quindi ragazzi, attenzione, perché ci stiamo riuscendo, diciamo noi intesi come tutti. Ma in quel caso vengono cacciati tutti il 99 oppure fanno metà e metà come hanno fatto per Neymar e l'altra metà va per le popolazioni disagiate? Non è bello che tu stia pensando questa cosa. No, ma questo è per capire. Stiamo parlando di calcio, capito? Di calcio. Stiamo semplicemente dicendo. Allora, Mimmo, a proposito, notizie, è arrivato qualcuno. Contestazione a Trigoria, ultime tre ore, nessun acquisto della Roma. Non si può fare. Mamma mia. E quindi, comunque qualcuno arriverà, dai, no? Qualcuno arriverà? Un centrale arriva, dai. Dico una scemenza, una delle tante. Dico una delle tante. Se dico che più passa il tempo e più l'opzione più percorribile è John Eitinga, ma credo che ci abbiano messo una croce sopra. Ma sai, proprio non si può mai dire, perché ti ricordi quando Rossi ci voleva fare un bocca che Berisha era andato al Borussia Dortmund, no? E la mattina dopo si è preso io mi ricordo come no. Io mi ricordo benissimo. E la mattina dopo si è presentato Berisha al centro tecnico Fulvio Bernardini di Trigoria Roma, no? E quindi che ne puoi sapere? Se è tutto un gioco. Adesso guarda, te do una dritta, come ti chiami? Paglia. Do una dritta. Domani sera alle 23 finisce. Quindi lì si saprà tutto, non ci sarà motivo di fare illazioni, cose del genere. Sapremo tutto e da qui alle 23 di domani, Toloi, Paolo André, Paletta, Inte Paratè, Edinga, qualcosa succede. Se non succede vuol dire che ci sarà il colpo quello forte forte in estate. Perché l'abbiamo fatto questo ragionamento. Entrambe le cose sono possibili, secondo te? Grande mano sul. No? Dagli de cocorito, Mimmo, sei pronto, Che è successo? No, ha parlato, ha detto dire cosa ci sia meno di più delle tue compagini è difficile, anche perché 6 punti a questo punto del campionato non sono molti e possono anche essere recuperati. Dipende però, mannaggia la miseria, dipende come tu me da Chitti, senta Chitti, mannaggia la miseria, c'ha boia, mammazza che gufata, ma proprio faccio proprio quello proprio vecchio stile, ma dai, pure te però old style, più sei in vetrina e più vai incontro a queste cose, dai. Allora, cari tifosi della Roma, i biglietti per gli abbonati della Roma, i biglietti per la partita di Roma-Napoli di mercoledì sono già in vendita da 1 ora e 13 minuti, diciamo, Mimmo, perché è stata una cosa cotta e magnata, perché
perché la partita è stata ieri e stamattina è 5, l'ora da definire, ma insomma dovrebbe essere intorno a 20:45, 21, sì, o 21 o 21 curve 17 euro, ridotti under 14 donna e over 65 9 euro, distinti sud 26 quindi 13, tribuna Tevere 42 quindi 22, tribuna Montemario 56 e 26 il ridotto. Questi sono i prezzi per Mimo, ti aspetti più pubblico Roma-Parma o Roma-Napoli? Ma insomma, c'era tanta gente a Roma-Juventus, era una partita di Coppa, ma era Roma-Juventus. Roma-Parma ci saranno sicuramente gli abbonati e credo che ci sarà qualcosina anche a contorno, insomma. Quarantino, Le stime ieri, adesso stamattina non ho ancora provveduto a informarmi, ma insomma ieri pomeriggio le stime parlavano di 40.000 presenze. Credo che Roma-Napoli sarà su quelle cifre lì, ovviamente sarà comunque un bel risultato, esclusi gli abbonati, col fatto che c'è la diretta sulla Rai, che non è una cosa marginale, perché tu sai perfettamente che insomma non tutti hanno ancora il satellitare, la Rai probabilmente ce l'hanno tutti. Non a caso Roma-Juventus è stata la partita più vista, insomma no scusami, l'evento più visto sulle reti Rai dall'inizio dell'anno, con oltre 9 milioni di telespettatori, quindi è evidente che la Rai, se c'è un avvenimento di un certo tipo, ti fa degli ascolti che sono impensabili per altre cose, no? Perfettamente così. Però io colgo l'occasione, dice sì. Che c'entra? No, voglio dire, volevo un attimo dire, siccome ci è sfuggito e ci è passata di mano ieri così con nonchalance l'esonero di Eusebio Di Francesco, sì. Che a me dispiace molto perché conosco la persona, so quanto sia brava, a me dispiace quando succedono queste cose, però fa parte del loro mestiere. Però voglio dire una cosa, no? Siamo in tempo di calciomercato, benissimo. Allora, il Sassuolo ha cacciato l'allenatore, sì. Ok? Sta comprando tutti. Dubbio, no? Ma allora ti è allenatore, no? Neanche Brighi, lo ricordate Matteo Brighi? Ah, è vero, come no, sì. Esatto, bene. Allora io mi chiedo, ma tu cacci l'allenatore e poi compri 10 giocatori, non te dà il dubbio che magari c'è una squadra di fighe e più di tanto non poteva fare? Tanto per dirne una. E questo è il presidente della Confindustria. Allora poi dice, allora mo me spiego. Tante cose dice. Bravo. Cioè, o no? Sì, sì. Chiamare. Vabbè, ho chiuso la parentesi, dai. Chiamare. Volevo soltanto rendere omaggio a Eusebio, che secondo me è un bravissimo allenatore. Comunque, andiamo avanti. Mimmo, prima mentre parlavi del centrale, no? Hai detto se non arriva, cioè arriva uno nel 6 mesi oppure quello forte sta. È possibile tutte e due? Cioè, uno no, buono per è possibile per... che se l'arma non prende Toloi adesso perché ci sono dei problemi di carattere di status, nel senso che sì. Non è ancora un giocatore comunitario, quindi non ci sarebbero dei problemi. Io ritengo che Toloi, se non venisse preso adesso, potrebbe essere sicuramente un'opzione per il mercato di giugno, di luglio, perché sicuramente tutte le procedure burocratiche in questo momento sarebbero un po' troppo così accelerate, probabilmente avranno motivo di poi arrivare a Dama con qualche mese in più. Credo che Toloi sia l'obiettivo principale per quanto riguarda Walter Sabatini, perché è un giocatore che lui segue da tanto tempo, da quando era praticamente un ragazzino. Questo ragazzo, se non sbaglio, del 91, se sì, oddio, forse 90, vabbè, comunque comunque 90-91, insomma siamo lì, 90-91 siamo lì, quindi è uno che viene seguito da parecchio tempo, da Sabatini lo conosce fin da quando era praticamente un ragazzino, e sicuramente se lui, il Paolo Sabatini, potesse portare un difensore centrale con delle caratteristiche, tipo di prospettiva, comunque un giovane già bello e fatto, probabilmente sarebbe Toloi. Dall'altra parte c'è Paolo Andrea, che è un giocatore che è stato allenato già da Rudy Garcia in Francia, a Le Mans. Sai quanto si allenavano lì, Paglia? Andavano a 2000, aspettavo che lo dicesse David. Andavano proprio tanto, correvano una cifra, 24 ore. 24 ore. Lei è un credino, Ferretti. Lo voglio dire. Neanche Palombella, nelle sue peggiori imitazioni, neanche Barchiesi è andato a male. Addirittura scaduto proprio. Sì, questa si può. Comunque, 90 Toloi, 90, eccolo. E quindi poi dopo c'è anche questo Paletta, che è un buon difensore. E che dirà? No? Dirà che è un buon difensore. E quindi
Io mi aspetto qualcosina, se non dovesse, nessuno mi aspetto un colpo importante poi per il centro della difesa nel mercato estivo. Comunque, adesso oggi sarà un'altra lunga giornata, domani una giornata ancora più lunga, che alle 23 poi si chiuderà, e con buona pace di tutti, perché quando vince il mercato è comunque anche, no? Sì. Voglio dire, per chi fa questo mestiere segue, deve seguire quotidianamente gli sviluppi, queste cose, insomma, poi alla fine. Però Mimmo, un attimo un sospiruzzo, dai. Ecco Mimmo, quello te lo dire. Il mercato è la cosa meno lineare, più illogica. Cioè, io mi aspetto pure che tra un'ora dicono che hanno fatto scambio Guarin Vucinic, tanto per capirci, no? Nel senso che sì, le bugie, guarda, che quello che risultava a me ieri era Osvaldo e Guarin alla Juventus, sì, e Vucinic all'Inter, con la variabile Arsenal per quanto riguarda Vucinic. Però dico, alla fine non possono far troppo figura di merda, diciamo così. No. Guarino andrà alla Juve, in qualche modo Vucinic si sistemerà. Quindi. Ecco, un buona pace di Marotta, che ha fatto il fenomeno, e poi dopo invece ha preso. Sì, vabbè, ma la cifra. No, però, tu, non però, vedi, tu non lo vedi proprio, però, tipo un occhio Marotta. No, lei è uno zozzone. Lei è un grandissimo zozzone. Ha detto ciò. Io l'opzione Osvaldo alla Juventus, francamente io capisco tutto, che non c'è logica, eccetera, eccetera, però fammi capire una cosa: la Juventus dà via Vucinic, che rompe le palle perché dice vuole giocare e quindi fa casino, no? Cioè, la Juventus non tollerano certi comportamenti, esatto, e un Vucinic lo vendono e prendi Osvaldo. Sì. Ma io ti dico una cosa, sì. Tu sai quanta gente, anche insomma non solo tifosi ma anche addetti ai lavori, chiamiamoli così, da questo termine che non mi piace, però hanno pensato nel momento in cui Osvaldo aveva accettato di andare al Southampton era soltanto una fase di passaggio per tornare in Italia alla Juventus, lo sai quanti l'hanno pensato, quanti l'hanno detto? Sì, allora, sì. Quindi l'interesse della Juventus per Osvaldo non mi sorprende assolutamente, sarei stato molto sorpreso nel caso in cui la Roma avesse ceduto Osvaldo alla Juventus, questo sì, perché sarebbe stata veramente una situazione non esattamente carina, no? Però che Osvaldo abbia accettato di andare a giocare al Southampton, sapendo che... Sì, sì, secondo me ci stava qualcosa dietro, cioè lui ha accettato di andare lì perché comunque sapeva che rimaneva 6 mesi, tempo di dare due cazzotti e sfornare la capoccia a uno e poi tornare in Italia, ecco, quindi... o l'Inter. Oh, e qual è la tua fonte per dire questo? Ha fatto pure gol, ha fatto, Sì, tra l'altro. Questa è la prova che se tu gonfi uno poi quello gioca meglio. Lo gioca meglio. Sì, certo. È come Paglia, tu che tu ti ricordi Parma-Roma, visto che stiamo parlando di questa sfida, sì, che sì, no? Sì, Rosi. Parma-Roma. No. La capocciata di Rosi, esatto, sì, quella esatto, là. No, ho capito un altro nome, scusami. Sì, esattamente. Sì. Quella là, come no? Da quel momento è tornato ad essere un giocatore assolutamente diverso. Rosi casca, sbatte la testa, si rialza e mette il cross per il gol di testa, sì, del Baldo. Sì. Voi ricordate? Accidenti, come no? Quindi queste sono le cose niente. Ogni tanto una bella scapocciata ci sta bene, capito? Ma che poi hanno smesso di dargliele. Le capocciate, questo tuo buonismo, questo tuo finto buonismo, a tutti i costi, no, però questo tuo lecchinaggio. Però sì. Mimmo, effettivamente non ha molto senso questa scelta. Cioè, tu presidente, tu direttore sportivo, prenderesti Osvaldo come terzo, che dice beh, lo prendo, fa il terzo, sta tranquillo e buonino in panchina. Tu ce lo vedi? Evidentemente lì a Torino sono convinti che alla Juve riescono a drizzare tutti quanti. Insomma, cioè con Bucci c'è per un certo periodo, poi dopo 2 anni hanno visto che era impossibile, perché anche lui ha un caratterino, diciamo, un po' così, no? E evidentemente Osvaldo gli serve, cioè Osvaldo poi va lì a fare la riserva, no? Nel caso in cui dovesse andare, mettiamo così, no? Andrebbe a fare la riserva perché lì davanti c'è Tevez e Llorente. E poi dopo, certo, lì vanno via Quagliarella, va via pure Giovinco, Vucinic ci va via. Sarà il bomber di Coppa. Quale? Osvaldo. Quale coppa? Europa League. Europa League. Ah, ecco, no, specificalo. No, è quella che è rimasta. Out. Sì. Coppa Italia, out. No, non vorrei che magari qualcuno poi si fosse dimenticato. Vabbè, comunque sono problemi della Juve, no? A noi ci fa piacere parlare di Osvaldo perché era un ex calciatore della Roma. Io sono curioso di sapere che fine farà, ad esempio, Eric Lamela, che è finito non nel dimenticatoio, è finito nel cassetto più messo male del comodino che sta nel dimenticatoio. Ma vi rendete conto che la parabola, ma David? Sì, parabola. Qualche giorno fa, ieri se non mi ricordo male, sì, stavi dicendo che da quando è andato via Baldini, no? Sì, questo. Le cose, so.
Ma che volevi anche dire che il fatto che da quando arriva dal Tottenham, come l'abbia dal Tottenham esplode tutto lì. Non lo so, non, sinceramente non lo so, però no, perché tu stai dando del Baldini. Ma basta sta che è andata a Pelotas, ne vorremmo parlarmi? Beh, Pelotas. Quante volte tu in vita tua hai detto non me rompers les Pelotas? Sì, ma tu hai capito che c'è nato a Pelotas, mi? Sì. Guarda, non era. Però da quando è arrivato Bastos? Però? Quando è arrivato Bastos, ti dico la verità. Perché sarà... gran vittoria. Può essere l'anticristos Bastos. Bravo. Nel senso. No, bravi. Al contrario. Andare anche in pausa. Anche in credo pausa, sia meglio, no? Sì, per tutti. Pausa. Pausa. C'è una pausa, no? Pausa, proprio lei. Tra poco, tra poco. Ready? Ready? Ecco, ready. No, abbiamo fatto un programma di paia questo fine settimana. Fantastico. Allora, programma che è televisivo. Nani Hernanes all'Inter. Juve Inter 1-1. Nani e chi? Hernanes. Hernani Inter. L'Inter pareggia a Torino con gol di Hernanes. Ma dici che può giocare? Io e Paia lunedì non si è presentato perché abbiamo altre cose da sentire. Esattamente. Ecco, dopodiché, invece c'è Chievo quelli là domenica? Mimmo? Mi confermi? Verrò a dirtelo. Aspetta, non quando questi ci hanno il sito nuovo, non trovo sto più. Seguendo solo Roma Parma. Sì, Chievo quelli. C'è Chievo quelli. Chievo quelli. Chievo Lazio, ok. Esordio di Paredes con gol. Scusa, eh. Vabbè, ma tu veramente, ma voi. No, ma scusa. Fai giornalista o giornalai? Senti, Mimmo, io quest'anno, dopo aver detto che segnava Barzaretti al derby, posso fare qualsiasi cosa, Mimmo, perché sinceramente. Sì, è vero. Dopo quella. Se c'hai due numeri da derby stasera per essere. Dopo quella. Ambetto, dimmi te. Ma il tombolino tu facevi, mi? No, che tombolino, Daniele Tombolino. Mimmo, c'è un problema. Comunque posso dire una cosa? Guarda che no, la classifica che pubblica Tombolini sul Messaggero, allora, il martedì, Mimmo, il mercoledì? È il giorno dopo le partite di seconda, se c'è una partita lunedì, il martedì, se c'è comunque cioè qua la classifica dice che a Roma gli mancano quanti, mi? 13 punti. No, ma io non te lo dico la verità, io diciamo e il Napoli che... ce n'ha 18 in più, aspetta, una cosa del genere. No, vabbè, però insomma, dai, voglio dire, no? Dai. Ho capito, sì, è una cosa molto interessante, però insomma, capito? Sì, ho detto tutto. Però. Esatto, ho detto comunque tutto. Fino a questo momento 12.000 biglietti venduti per Roma Parma, sì. Oltre a pensavo Roma pensa, Roma-Napoli. Roma-Napoli invece solo 40.000 stamattina, ecco. Quest'ora e mezza. Paglia, la tua simpatia proprio. Che sgorga proprio. Mimmo, c'è un problema. Noi continuiamo a parlare. C'è un problema. Ma dimmi una cosa, nel Napoli di Coppa, no? Sì. Gioca Pipperina? Proprio lui! Mimmo! Mimmo! Simpatico! Mimmo! Ma ieri che a proposito dei rigori, ma ieri che rigore non gli hanno dato al Napoli? Me lo spieghi? Guarda, io devo dire la verità, io una partita non ho vista. No, cioè, Mimmo, te prego, vatta a vedere. Non ho vista. Allora, ti posso dire perché la dove vedete? Ti posso dire una cosa? Mimmo, il rigore non dato ieri al Napoli è peggio del rigore che hanno dato domenica a Torino su Consigli di Cerci, è peggio. È peggio, Mimmo. Poi farò in modo di vederlo, ma non sto bleffando, veramente non. Ti devi guardare quello e ti devi guardare il gol che ha segnato Diego Alcantara ieri allo Stoccarda. No, ecco, quello te lo stavo dicendo. Ma che cosa? Durante la pausa ho detto, adesso rientro e parlo di questo uomo divano. Diego Alcantara, sì, un uomo che gioca sul velluto, veramente. Esatto, sì. Esatto, ha fatto un gol meraviglioso, ma lo sai perché? Sì. Se tu vai a rivedere l'esecuzione, come si coordina? Lui si è liberato in cielo, sì, prima sì. La palla stava ancora a 10 metri, fatta a rivedere, vola proprio. Cioè, non è stata la classica rovesciata, ecco la palla sta scende, io la colpisco, no, lui è andato prima per aria, è rimasto sospeso nell'aereo, sì. Dopodiché la palla è arrivata sul suo piede destro e lui ha fatto un gol discreto, diciamo. Mamma così mia. Discreto, una cosa proprio brutta discreto. Brutta comunque volete parlare un attimo di Roma Parma? No, io lì volevo arrivare tra capito? L'altro Alcantara al minuto 93 credo sì, segna, sì, no, tra l'altro ieri che il Barcellona è passato sì, vabbè, è passato l'Atletico Madrid, ci sarà semifinale di Coppa del Re Real Madrid Atletico Madrid, se non sbaglio, e giocano 3 volte in una settimana? No, ma neanche no, noi, se per questo. Ah, bello. Complimenti. Volevo vedere se eri pronto. Ma vorrei dire una cosa, Mimmo. Allora, prima da Trigoria. Ha preso Molinaro. Sì, Molinaro. Chiaro, fresco, extra cuona. Ecco, ma ancora vivo?
Così dicono, se hanno preso. Ah, hanno preso. Ma quanto diciamo? No. Ma non è mi pare 62. No, no, non è adesso. Gli mancano 21 mesi dei contributi e vai alla pensione. Quindi poi gioca pure Righetti, che era 63. Scusa, Righetti può fare tutto quello che gli pare. Ieri sera io avevo le lacrime agli occhi quando a un certo momento salta beccando qua e là, ho visto che stava in televisione sul canale 1, che era 1, una cosa del genere. Sul primo che canale, sul primo canale. Soddisfazione, però. Sì, vero, mi. Che belle. Poi veramente la Rai si è ridotta, però. No. Lì si presenta qua, Cagliacchettiella, mi invece viene tutto scasato. Cagliacchettiella, quella dei vecchi, da comunione, Mannaggia, la miseria. Senti, con la cravatta quella elastico, Vabbè. Benissimo. Ferretti mi mette in campo la Roma, a questo punto la Roma di domenica e la Roma di mercoledì, cioè che cosa Ok, bravo, è una cosa semplice, giusto, perché mi hai preso per Rudy Garcia. No, allora. Però che valutazioni si fanno tenendo conto che c'è sempre il discorso di diffidati, che la Roma diffidati, Maicon, Pjanic e Florenzi, tenendo conto che Godon non ci sarà sicuramente, che dopo Roma-Napoli c'è il derby, esatto. Questo ti sto dicendo, quindi siccome No, non mi fa la formazione solo per Roma-Napoli e Roma-Parma, cioè, infatti va ragionata su 3-4 partite, capito. Allora, per esempio, ti faccio una domanda e ti metto in mezzo lui, ovviamente, lui, no? Sì. Se tu devi scegliere, fagliene giocare due, e non lo so, perché lui Livorno no, Juventus sì, Verona no, non te lo dimentica, Sì. Secondo te, lui, quale salta? Per me salta la Coppa Italia. Cioè, contro il Napoli in gioca? No, ne è andata gioca domenica e gioca il derby. Oh, ricordiamo una cosa, da domenica la Roma in due settimane prende ritmo e gioca una partita ogni tre giorni sempre. Perché gioca domenica, mercoledì, domenica, mercoledì, domenica. Tra l'altro, e questo faccio Napoli peggio, però. Oh, è fatto esattamente quello che ti volevo chiedere, Mimmo. Il Napoli, in questo senso, visto che si è fatto il ragionamento che la terza partita è quella più di un ciclo di tre. Quella peggio, il Napoli in realtà diventa un ciclo di 7 perché c'ha pure perché ha fatto pure ieri e ha fatto domenica. Quindi il Napoli gioca 7 partite. È il momento, tu dicevi febbraio sarà il mese decisivo. Io ti ho risposto: non può essere un mese decisivo perché poi ci saranno altri mesi. L'importante è non farlo diventare decisivo in senso negativo, ovviamente. Però è chiaro che quando tu cominci, come accadrà adesso, a giocare uno di tre giorni, una partita di campionato, una partita di coppa, una partita di campionato, una partita di coppa, e poi dopo ricomincia il campionato. Cioè, è un bel andare, Quindi immagino che Rudy Garcia farà le sue valutazioni, a cominciare da Roma-Parma. Aspetta, che poi Napoli, e Napoli Mimmo gli comincia pure a Roma-Parma. L'Europa League, Quindi giocherà sì, più, ogni tre giorni sempre, praticamente. 8 volte, mi pare. Sì. 8 volte, se non ho letto male, se non mi ricordo male. Impressionante. Comunque del Napoli ci interessa il giusto, diciamo così. Vabbè, però, siccome è la nostra rivale per il secondo posto, Mimmo, teniamone conto, nel senso che è per la Coppa Italia. Può essere un vantaggio, no? Assolutamente sì, però intanto pensiamo a Roma-Parma. Ecco, io non vorrei dimenticare Roma-Parma. Antis sta lì, no? Sì. Su Maicon, però c'è Dodò che c'ha il suo problemino. Tra l'altro, Mimmo, Dodò è uscito, insomma, abbiamo letto adesso, si valuterà nelle prossime 48 ore. Infatti, significa... ho detto c'ha questo problemino. Quando te cominciano a dire, fidate, per esperienza, se valuterà nelle prossime 48 ore, vuol dire che per domenica è out sicuro. No, minimo 2 settimane. E poi, ovviamente. Intanto, te cominci a dire domenica sicuro. Quindi. Occhio al vecchio toro, cuore toro, eccetera, eccetera. Maicon è diffidato, certo, prendere una munizioncina proprio alla vigilia del derby sarebbe... Però se tu non fai giocare Maicon, chi fai giocare lì? Bastos. Il vecchio... Bastos. A sinistra e Torosidis a destra. Tu lo fai proprio giocare così? Ma per esempio... Per quello l'amo preso, però. Ah, bene. E invece il vecchio Rodrigo Taddei tante volte con... Dico una cosa. Però dopo tu giochi da destra a sinistra, giochi due terzini fuori ruolo. Va bene, è questo che sa. Però, come si chiama? Il ragazzo Michel Bastos non è che sia ancora in grandissima forma, Cioè, buttarlo dentro al primo minuto. Per domenica la vedo durissima. Ecco, gli piazzano lì in corridore uno che gli può rompere scatole. Lì c'è Sandi, gente gli può rompere le scatole. Mi sembrerebbe un pochino azzardata. Comunque, Maicon da quelli che sono sospesi, nel senso che. Però siccome il vecchio professor Rodolfo Garcia ha sempre detto che dei diffidati a lui non gliene frega niente, io se te dovessi dire ragiono come lui te faccio De Santis, Maicon, come si chiama, Benassia, Cassan e Torosidis, pronti via, te fa così lui, per Roma Parma. Poi non essendoci Nainggolan, che se fa un turnover forzato essendo squalificato,
Pjanic, De Rossi e Strootman, con la speranza che Pjanic e Strootman stiano bene, perché pure stamattina hanno fatto fisioterapia, esatto, e palestra. Esatto. Esattamente. Davanti, lì Gervinho è assolutamente intoccabile, ormai penso che sia abbastanza chiaro e l'abbiamo Totti. Capito tutti. Totti? Totti non lo so. Totti sì, perché ne ha giocato a Verona. Totti e gli Aic. A quel punto, se c'è Gervinho, Totti, c'è Florenzi. Sì, ma Florenzi pure, però pure Florenzi è diffidato. Ho capito, la mettiamo lì Aic. E mettiamo lì Aic, dai. Sì, ma te il 4-2-3-1 lo escludi a priori, Mimmo? 4-2-3-1, quindi giocherebbe la Roma con Totti de punta, Pjanic dietro Totti, Gervinho, per non fare giocare Pjanic, tu una coppia di Rossi Strootman va bene, e poi lì davanti possono, l'unico modo Totti destro, o Totti destro o gli Aic destro, però o Totti gli Aic e destro insieme, secondo me in questo momento, non solo per ragioni tattiche, non lo fa giocare, gli Aic Totti con Gervinho e Florenzi già ci può stare di più. Però, mi ritiri in ballo Florenzi, che mi dice che è diffidato. No, però, allora, io però lui se ne sbatte le palle. No, però Mimmo, volevi dire aspetta, che non ci pensi. Mimmo, c'è una differenza, però. Sì. C'è una differenza rispetto alla formazione di prima, che con quella di prima io dicevo Florenzi, perché i diffidati erano tutti e tre in campo. Se levi Pjanic, ce ne sono solo due. Quindi c'è Florenzi e Maion. Io Pjanic tenderei a tenerlo per il derby, diciamo così, sì, no? In qualche maniera. Anche io. Tenderei a non. Allora quando lui è uno che in campo. Non sa mai come gli parte la brocca a Pjanic, eh? No. C'è uno che può sbroccare da un momento all'altro, eh? Cioè, anche se stai a vincere 3-0, quindi proprio sì, esattamente, parte esattamente, un attimo, cioè, questo, vena, questo scarso controllo dei propri sentimenti, sì, esatto. Mi sento, esatto, gli parte la ciabatta. Quindi diciamo una cosa, adesso noi ci stiamo divertendo a provare a fare delle formazioni, sicuramente adesso è una banalità, ma adesso la dico io, se no dico solo cose banali. Sicuramente col Parma una squadra, con la Lazio una, scusami, col Napoli un'altra e con la Lazio un'altra ancora. Sì. Sicuro, 100%. Scommetto tutto quello che c'ho in saccoccia adesso, due copechi. Chi è pronto ad accettare questa scommessa? Io Mimmo ho dei dubbi. Hai dei dubbi? Poi di che gioca Lobont? No, ecco, quello è il primo. Poi gli altri, per esempio Maicon, no? Maicon ha un problema muscolare quest'anno in una sola circostanza, nel momento in cui fa una partita tre giorni dopo un'altra partita. Quindi secondo me, se lui gioca domenica, non gioca a regola de Bazzica, non gioca contro il Napoli. E lì poi bisogna. Perché aveva saltato lui l'impegno in previsione di Roma Juventus, giusto? Esattamente. Roma Livorno. Esattamente. Perfetto. E quindi magari, ecco, per esempio, Maicon, secondo me, nella testa di Garcia può fare Parma e Lazio. E il suo sostituto, che però al momento non c'è, cioè Dodò, avrebbe dovuto fare. Gobulovic, quando arriva il suo Gobulovic? Oh? Non adesso. Cioè. No, vabbè, non fa in tempo comunque. Dai. Ecco. Quindi comunque non lo so. Io non ho detto che Mike ha giocato tutto. No, ma lo sai cosa? Diverse. Perché, per esempio, centrocampo, De Rossi, Strootman, Pjanic, nessuno dei tre sta al 100% per vari motivi, no? Sì. E Nainggolan neanche c'è contro il Parma. Quindi, esatto, anche lì, nell'ottica delle 3, 4, 5 partite in tre giorni, tre giorni, come si regola? Cioè, secondo me Taddei gioca in questa. Taddei potrebbe trovare uno spazio dietro, certo, a centrocampo, davanti. Secondo me destro e Totti si dividono proprio campionato e Coppa Italia. Poi ovviamente se sta. Tu dici? Tu dici? No. Se destro in campionato e Totti in Coppa Italia? A livello di titolarità. No, al contrario. Parlo, poi Totti entra. Secondo me è il contrario. Totti in campionato e destro in Coppa Italia. Fino adesso però è successo l'inverso, Cioè, era successo che destra ha giocato con Livorno, Juve no, Verona sì, Totti Livorno no, Juve sì e Verona no. Era successo, cioè è successo che hanno fatto una. Lo vedi però che bello che stiamo a parlare di tutte cose, che siamo proprio a fare l'album delle figurine, no? Nel senso che tu dici la tua, io dico la mia, il professor Rossi ne dice un'altra, nel senso che c'è l'opzione innanzitutto di parlare di queste cose, perché la Roma c'ha tre partite, nel senso che ancora è in corsa per la Coppa Italia, quindi è bene così, anche se hai visto che ha detto ieri sera Benitez, ha detto la Roma non è più forte di noi, ha più punti di noi perché gioca solo una volta a settimana. E tra l'altro lo dice nel momento in cui la Roma guadagna punti sul Napoli, quando che anche il Napoli gioca una volta a settimana. Si può dire pure che pure Benitez dice le stronzate, sì, si può dire. Una pernacchietta. No, ma anche il titolo è anche Benitez. No, ma lo sai perché? Se questa cosa l'avesse detta a ottobre avrebbe avuto un senso. La dici nel momento in cui il Napoli e la Roma fanno lo stesso numero di partite e la Roma prende punti dal Napoli in questo momento. Adesso però ognuno dice quello che gli pare. Io dico semplicemente che è bene che ci siano tutti questi. No, problema, questa discussione, questa serie di opzioni, perché la Roma deve giocare, nel senso che c'ha da giocare, c'ha da fare la semifinale Coppa Italia, e soprattutto c'è un sacco di giocatori. Sì. Allora saranno un po' Ciaccadelli, un po' così, un po' del resto, facendo tutti i debiti scongiuri, però è tanta roba la rosa della Roma,
metteci pure che adesso Basso, se bene o male, comincerà pure lui. Voglio dire, tra Parma, Napoli e Lazio, io Basso mi aspetto in campo un pochetto, magari non titolare, però voglio dire, no? Qualche cosina dovremmo pure cominciarla, vedete, se no che famo? Famo cominciare a giocare a luglio? Quindi piano piano, no? E quindi ci sono tanti giocatori, tanti impegni e tanti tifosi allo stadio. Vedremo. Ferretti, noi ci diamo appuntamento a domani. Sempre se Dio vuole.